Ma vi ho mai raccontato di come sono diventato un fingerboarder? Io penso proprio di no, e allora questa è la volta buona. Yeah! E bella ragazzi, bentornati su questo canale! Ci vediamo finalmente dopo un piccolissimo periodo di stop, ma mi sono ripreso. Io sono FedeFB94, per chi non mi conoscesse vi do il benvenuto a questo nuovo video. Che cosa vediamo oggi? Avete capito dall'intro che oggi parleremo di come sono arrivato a essere un fingerboarder. Ma sì, dai, è un video un po' diverso dal solito, voglio parlare un po' anche con voi, vi voglio raccontare un po' la mia storia, ovviamente non la mia storia privata, che non la metterei mai su YouTube. Per quello esistono Facebook e Instagram. Tutto ha inizio nell'ormai lontanissimo, ahimè, sto diventando vecchio come una carampana, 2008 o giù di lì, 2008-2009, con i video su YouTube, raga, esatto, io ho scoperto il fingerboard proprio guardando i video su YouTube. Avevo 14-15 anni, ero presissimo da tutto quello che è il mondo skate e mi ricordo ancora che è uscita una pubblicità di Tech Deck, pensate voi raga, cioè in tempi non sospetti, ma comunque già ci ascoltava Google, e questa pubblicità di Tech Deck e io divento praticamente matto, impazzisco. Il problema era che all'epoca Amazon probabilmente neanche esisteva ancora, o comunque non era così diffuso, e si compravano le robe su eBay. Però non era così comune, o perlomeno nella mia famiglia non era così comune fare gli acquisti online, era ancora un po' quella roba vista, oddio, è tutto una truffa. Per cui a forza di rompere i coglioni riesco a convincere mia mamma, io ovviamente non avevo nessun potere di acquisto economico, riesco a convincere mia mamma a farmi prendere un Tech Deck su eBay da un suo collega. Roba un po' strana perché in realtà a quelli della mia generazione, così 94-95, è partita un po' dopo quando sono usciti in edicola, no? Però andiamo con calma e ci arriviamo anche lì. Quindi mi arriva sto Tech Deck dopo tipo 2 settimane di attesa e per me era la cosa, capito, l'acquisto più bello che si potesse mai fare. Comincio subito, mi metto lì a fingare. Fra l'altro non riesco a farvelo vedere perché è una certa. Che cosa succede? Mi inculano il Tech Deck tipo in prima o in seconda superiore. Io morto, incazzatissimo, cioè volevo veramente spaccare tutto. Però ormai la cosa si era così tanto radicata in me che e dai, insomma, riesco a farmene comprare un altro. Che fra l'altro ce l'ho, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua! Madonna raga, c'è un feeling sta roba incredibile qui. Altro che tavole da 29 mm, questi siamo veramente al limite dello stuzzicadente, pazzesco comunque, bellissimo. Ovviamente ruote non cuscinettate, però mi ricordo che ti davano 2 set di ruote, per cui anche il fatto stesso di cambiare le ruote era già fare fingerboard, capito? Cioè per me cambiare le ruote, io mi ricordo che era la roba, una delle robe più fighe che si potesse mai fare. Infatti poi quando usciranno gli Skiffidol in edicola, ma ci arriviamo, lo ripeto, cioè lì ti scambiavi le ruote, cioè era il massimo, cioè ma sentite che rumore ragazzi, cioè pazzesco. Chicchetta che voglio far notare, sopra non c'è il grip, c'è della carta vetrata presa in ferramenta, ritagliata e attaccata tipo con la colla, non lo so raga, pazzesco comunque. In ogni caso, da lì a qualche mese che prendo questo qui, scoop, la roba esce in edicola, Skiffidol butta fuori i primi fingerboard in edicola e lì ragazzi c'è stata la dilagazione, cioè io mi ricordo eravamo tutti alle superiori, ma veramente tutti col fingerboard e bam, cioè a tutte le ore, in qualsiasi momento, la gente che droppava dai banchi sul pavimento, insomma. Questo veramente è stato l'unica cosa che è riuscita a mettere in crisi il rumore prodotto dal righello di metallo che cadeva per terra. Qui penso che siamo arrivati praticamente agli stessi livelli. Poi quelli della Skiffidol vedono che sta roba va alla grande. Che cosa esce? Escono i fingerboard, i primi fingerboard di legno, gli Skiffidol Wood, ragazzi. Incredibile, sempre 2010 stiamo parlando, quindi bello indietro nei tempi, bello hardcore. E Skiffidol Wood incredibile perché le tavole di legno erano next level, no? Tra i super appassionati
c'era già la questione di Black River, di Berlinwood, che facevano sti fingerboard da 33 mm, da 29 mm in legno, che li vedevi, dicevi, ma no, ma io non posso mai spendere 50 euro per comprare un fingerboard, è follia, no? E quindi quando arrivano gli Skiffidol di legno in edicola a, boh, quanto costavano? 12 euro, 9 euro, non me lo ricordo. Era una roba incredibile, perché comunque da neofita, da completo ignorante, dici vabbè, quello di legno è la stessa roba della Berlin, no? Della Berlinwood, dei Black River. E soprattutto la roba figa è che cominciavano a essere un po' più larghi. E ragazzi, sapete chi diceva che bisognava usare dei fingerboard larghi? Taylor Rasenborower, o come si chiama, io ragazzi sono volo altissimo a fare questo nome. Allora, sostanzialmente erano dei tutorial di Disney, che erano ovviamente solo in inglese, su come fare i trick con il fingerboard, no? E c'era sto ragazzo che si chiamava Taylor, che faceva già dei trick incredibili per l'epoca, no? Cioè, noi eravamo veramente alla fase che lanciavi il fingerboard e il trick era provare a riatterrare con le dita sopra senza nessuna cognizione di causa. Insomma, Taylor comincia a spiegare come si fanno sti trick e quindi guarda i video con i sottotitoli, riguardali mille volte, e in uno dei video diceva: ragazzi, provate, per andare un po' meglio, a usare delle tavole di legno un po' più larghe, magari da 32-33 mm. E quindi quella roba lì degli Skiffidol ci sembrava il dio sceso in terra del fingerboard, no? In ogni caso, la questione comincia a evolversi, mi avvicino ai 18-20 anni, per cui il fingerboard non è che sparisce, però resta sempre lì un po', comincia ad andare in secondo piano, mettiamola così. Inizio l'università, e raga, all'università c'avevo due cose in testa, veramente: lo studio dei rombi e fare il segno di abbombazza come Brumotti. In ogni caso, il fingerboard mi accompagna comunque sempre, anche se non è presente come adesso e come lo era quando avevo 15 anni. Tant'è che prendo un'altra tavola, gli Skiffidol ormai erano già andati da tempo, su AliExpress, che ce l'ho ancora qui, che sembrava, non sembrava così male, no? Ruote coscinettate, anche questa aveva il grip di foam. Ma un'altra roba che non ho detto, ragazzi, gli Skiffidol Wood avevano il grip in neoprene, no? Come i grip classici da fingerboard. In ogni caso, prendo questa roba qui da AliExpress, fra l'altro adesso penso siano simili a quelli che si trovano sempre lì o su Temu, alla fine sono sempre quelli, e mi riavvicino leggermente al mondo del finger. Ricomincio a fare un po' di trick, mi ricordo ancora qualcosa, riesco a controllare bene o male la tavola, fino a che, raga, non arriva il momento della svolta. 2020, Covid, tutti chiusi in casa. E lì, come tanta gente che fingava all'epoca degli Skiffidol, finalmente ricomincio in modo serio. Dico, ok, adesso c'ho un lavoretto, c'ho un minimo di indipendenza economica, che cosa faccio? Mi ordino questa benedetta tavola della Berlinwood, che comunque era una roba ancora troppo grande, no? Mi ricordo ancora la sensazione, è arrivato il pacco, io ero super impanicato per il Covid, quindi sciacquo il pacco con la mucchia, insomma, delle cose inaudite che veramente, se le racconti adesso, fanno solo che ridere, ma lì ero veramente fissatissimo. Apro il pacco che avevo ordinato direttamente dal sito di Black River, tavolozza che è ancora quella rossa che mi porto dietro tutt'oggi, vabbè, non ce l'ho qui e di là, ma sapete qual è se mi seguite, track bolli e ruote bolli, che è un setup che fa cagare, ma nonostante ciò monto e non mi sembra vero, cioè le ruote che veramente scorrevano, non come quelle di AliExpress o degli Skiffidol, cioè mi sembrano delle robe fuori di testa, e poi la tavola ovviamente dal mio punto di vista altissima qualità. Insomma, la quarantena avanza e avanza anche la voglia di far trick giù in garage, a costruire delle rampe, delle stair set, raga, cioè mi ricordo ancora, adesso l'ho distrutta, ma secondo me la recuperate su Instagram da qualche reel, c'era uno stair set che aveva un rail che andava giù tipo dritto, infingabile, però raga, oh, anche questi sono gli step, secondo me va benissimo. E quindi dai e dai e dai, nel frattempo apro la pagina Instagram, tanto non si aveva un cazzo da fare,
apro la pagina su YouTube perché avevo preso un Mac per l'università, no? Nel frattempo mi ero spostato alla magistrale e vedevo lì che c'era iMovie, quel programma del Mac di Apple per fare un po' di montaggio video. E insomma, raga, lì mi prende veramente tanto. I primi video ovviamente facevano schifo, ma chi se ne frega. Comincio a registrare un po' di trick, comincio a montarli e comincio anche a pubblicare. E da lì, raga, poi è stato il declino più totale. Declino in senso positivo, ovviamente, sta roba mi travolge a pieno, entro nel vortice, comincio a ordinare i miei primi Black River Track, ordino le Oa Quills e faccio questo fantomatico setup che è quello che a tutt'oggi per me resta imbattibile, ovviamente anche perché ci sono legato, no, a livello sentimentale, Berlinwood, Black River Track e Oa Quills, e quindi il me teenager riemerge, non che adesso sia stupito, ma riemerge e non ci crede di aver comprato quella roba lì, no? Comincio a fare le prime recensioni, fanno abbastanza cagare, ma chi se ne frega, le pubblico lo stesso, continuo con i video, continuo con Instagram, fino a che piano piano, insomma, cominciano a liberarci, no? Il Covid finalmente se ne va fuori dai coglioni e noi cominciamo ad essere liberi. E lì, raga, secondo me raggiungo veramente quello che è il next level e quello che mi fa divertire a manetta nel fare fingerboard, ovvero tutto quello che fino ad adesso era stato mi metto in cameretta, faccio i trick, vabbè, al massimo li filmo, comincia a essere, cavolo, ma c'è veramente altra gente anche in Italia, anche magari vicino a me, che fa questa roba? E la risposta è stata ovviamente sì. Arriva il 2023, prima comincio a conoscere un po' di gente così su Instagram, arriva il 2023, ripartono gli eventi di fingerboard, io ovviamente non c'ero mai stato a un evento di fingerboard, vado al mio primo evento di fingerboard ancora, raga, mi ricordo, insomma, un po' di caghetta ce l'avevo, perché alla fine vai in un ambiente, non conosci nessuno, però raga, gente fantastica, mi trovo subito da Dio. Dopo arriva il secondo evento di fingerboard, ovviamente è tutto documentato su YouTube, sul mio canale, andatevelo a recuperare. E poi vari meeting, varie collaborazioni, incredibile, cioè io vedevo quelli che ricevevano del materiale. Qua io mi ricordo ancora quando Groove mi ha mandato questi qui, no? Mi ha mandato questi spottini qua. Alla fine abbiamo fatto una collaborazione, cioè io veramente non ci stavo credendo che quella roba stesse succedendo, e quindi tanta tanta roba. Questo per dire ovviamente che il fingerboard, ma alla fine come tutte le altre cose, quando si fa in condivisione, secondo me viene fuori sempre meglio rispetto a quando si fa da soli. Dopodiché le cose proseguono, nascono altre collaborazioni, qui non posso non citare, raga, Livingwood, che è numero uno assoluto, Stan, che mi manda queste grafiche pazzesche, Stan Graffiti, mi raccomando, su Instagram, profilo top, e poi tutti gli altri che avete visto più recentemente, NoFlow, Italian Fingerboarding, O'Wills, e io spero che questa lista continuerà a crescere. E quindi siamo arrivati ad oggi, a questo video qui. Raga, ovviamente io adesso ho tantissime idee che continuerò a portarvi qui sul canale, mi piace tantissimo sempre ricevere il feedback, però io ve lo voglio dire, raga, se siete dei fingerboarder, se siete dei ragazzi, se siete dei vecchi che fanno fingerboard, andate agli eventi, raga, perché quello è veramente la cosa che ti cambia la prospettiva, ti fa conoscere la gente, ti fa sentire parte di un gruppo, e secondo me è una figata assurda. Condividi le tue idee, condividi i tuoi trick, anche se non sai fare un cazzo, prendi e vai all'evento, se c'è un evento vicino, se no fatti quei 2 chilometri, che tanto è una bomba. E con questa massima da esperto di sociologia mi taccio, smetto di rompervi i coglioni. Io vi ringrazio, raga, se siete arrivati fino a questo punto del video, solite robe, se vi piace like, iscrizioncina, vabbè, dai, le solite robe. Detto ciò, quindi, io vi saluto da FedeFB94, è tutto. Noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video. Ne usciranno delle belle. Yeah!